Buonasera e benvenuti. Innanzitutto mi presento per chi non mi conoscesse, Gianluca Bozzetti, consigliere regionale pugliese del Movimento 5 Stelle, ma oggi è un evento che non riguarda la politica, quindi eviterò di menzionare loghi o forze politiche. E proprio per questo oggi è un evento molto particolare e devo innanzitutto fare i ringraziamenti di rito. Il primo su tutti, permettetemelo, va al giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Taranto, il dottor Francesco Paolo Romeo, a cui va un applauso, perché questo che è un argomento, quello della violenza domestica, quello della violenza sulle donne, è un argomento molto importante, molto delicato e va trattato in una determinata maniera. E una di queste è quella con il quale Francesco porta in giro questo evento e sensibilizza i cittadini, la cittadinanza, a quella che potremmo purtroppo definirle una piaga sociale. Allora, io voglio fare i ringraziamenti di rito anche istituzionali e poi appunto lascerò subito la parola ai relatori, ai professionisti. Voglio ringraziare per la presenza l'onorevole Gianluca Resta, Giovanni Luca Resta, che è qui, abbiamo l'onorevole Valentina Palmisano, ci raggiungeranno l'onorevole Anna Macina e la senatrice Patti Labbate. Vorrei far venire qui per un saluto ed un ringraziamento anche la consigliera provinciale di parità, la dottoressa Dina Nani, che se ci raggiunge ci vuol salutare, vuol dire due parole sull'evento, ne saremmo veramente orgogliosi. Sì. Ringrazio io gli organizzatori per questo evento. Come consigliera di parità provinciale ormai da 12 anni, quindi conosco questa realtà territoriale in tutte le sue pieghe, in modo particolare per quanto riguarda l'ambito lavorativo, tant'è che noi consigliere di parità abbiamo questo incarico incanalato nell'ambito del Ministero del Lavoro. E quindi di violenza ci occupiamo di sfruttamento nel mondo del lavoro, di molestie sessuali, e questo è un ambito che oggigiorno è diventato di terribile attualità, e anche di divario retributivo di genere, ossia, lo spiego in maniera più semplice da vecchia insegnante di italiano, c'è la differenza di stipendio, di paga tra uomo e donna, che purtroppo nel nostro paese continua a persistere e va intorno al 20%, che mi sembra un dato preoccupante. E approfitto e lascio subito ovviamente al proseguio dell'evento per dire qualcosa che è spesso sconosciuto. La consigliera di parità, che è un pubblico ufficiale, ha quindi riconoscimento di questo status, è tenuta non solo a intervenire nei casi di discriminazione di genere e tutto quanto vi ho detto precedentemente, ma anche di patrocinare, quindi gratuitamente, le cause che dei lavoratori o delle lavoratrici, e parlo debitamente di maschi e donne perché per noi la differenza è di genere e vale per proteggere lavoratori e lavoratrici, quindi siamo tenute a patrocinare eventuali cause contro i datori di lavoro. Ecco, questa forse è un'informazione che non è veicolata molto e quindi ne approfitto per dirlo. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie Dina. Vorrei fare un ultimo saluto e poi appunto diamo il via alle danze. Ad una sorpresa oggi ci è venuto a trovare il sottosegretario, il professor Salvatore Giuliano, quindi
se vuoi due parole, sono sempre gradite. Grazie, grazie per avermi informato di questa bellissima iniziativa. Ringrazio le forze dell'ordine che come sempre ci assistono in ogni attività, e qui la Polizia di Stato, vedo in fondo i Carabinieri, quindi grazie a tutti voi, ringrazio tutti voi per essere intervenuti. E sarò brevissimo perché è un saluto, ma ne approfitto per annunciarvi qualcosa. Così come già annunciato dal collega sottosegretario Vincenzo Spadafora, è intenzione di questo governo nelle prossime settimane dare avvio alla costituzione della cabina di regia e del comitato interministeriale, così come previsto, diciamo, dal piano programmatico contro la violenza sulle donne 2017-2020. È evidente che si tratterà anche di individuare delle risorse, e oltre alle risorse ci saranno degli interventi specifici. Per quanto mi riguarda, occupandomi di istruzione, ritengo, anche sulla base delle esperienze, delle buone pratiche, delle buone prassi consolidate in tantissime istituzioni scolastiche italiane e da me fatte quando fino al 12 giugno svolgevo il ruolo di dirigente scolastico, ritengo che si debba investire e fare attività di informazione e formazione sul personale docente in maniera tale che possa essere trasferito nelle singole classi, sui singoli alunni, le tematiche, quindi oggetto di sensibilizzazione alle buone pratiche, alle prassi, affinché fenomeni di violenza di genere, di violenza contro le donne, non abbiano più ad accadere. È evidente che quando si parla di violenza contro le donne si parla di violenza in diverse accezioni e in diverse modalità. Non a caso qualche mese fa, l'anno scorso grosso modo, proprio su sensibilizzazione della Polizia di Stato, le istituzioni scolastiche del territorio sono state appunto coinvolte nel raccontare questo tema. Da parte mia personale, da parte del nostro territorio, da parte di questo governo, posso tranquillamente dire, senza ombra di essere smentito, che c'è la massima attenzione sul tema e che nel giro di poche settimane daremo vita a provvedimenti concreti. Io vi ringrazio e vi auguro degli eccellenti lavori e sarò come sempre disponibile ad accogliere le vostre sollecitazioni, indicazioni e suggerimenti. Grazie. Grazie a te, Salvatore, come sempre. Allora, terminiamo i saluti e i ringraziamenti ringraziando il questore Mascio Pinto che ci ha messo a disposizione il camper che vi illustreranno loro, poi non è il classico camper, la camionetta come si suol dire della polizia, quindi anche questo sarà un altro motivo di curiosità e discussione. Ringraziamo ovviamente, mi permettete di ringraziare il gruppo degli attivisti di Brindisi che hanno messo in piedi tutto questo che voi vedete, grazie davvero. E niente, io direi di iniziare, l'intera serata sarà moderata dalla nostra consigliera comunale, la dottoressa Tiziana Motolese. Ci saranno anche delle performance, dei balletti, una lettura di una poesia, quindi sarà una serata abbastanza animata, cercando appunto di scuotere un po' le coscienze, sensibilizzare, perché guardate, la violenza al di là che riguardi soprattutto donne e bambini, ma in generale la violenza è uno dei cancri che non riusciamo ad estirpare dalla nostra società, e su questo noi dobbiamo ogni giorno lavorare prima di tutto su noi stessi, perché è quello che poi possiamo trasmettere ai più piccoli, alle nuove generazioni, e quindi per una società più civile e degna di essere chiamata tale. Quindi io vi ringrazio innanzitutto per la partecipazione, apriamo le danze, Tiziana a te la parola e via con le danze. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Sono Tiziana Motolese, psicologa clinica nonché consigliera comunale del Movimento 5 Stelle per Brindisi.
Qualche sera fa, quando ci siamo incontrati con Francesco, ho ricevuto e ho accettato con orgoglio ed onore la possibilità di moderare l'evento questa sera, perché tratta di un fenomeno molto importante e delicato di cui si parla molto poco. E pertanto vi è la necessità di creare proprio uno spazio visibile e condiviso all'interno della comunità. Molto spesso siamo abituati a parlare di violenza sulle donne e vengono riportate dalle fonti di stampa o TV della violenza più esasperata, che poi termina nel femminicidio, no? Però molto poco si parla di quella violenza, sia essa psicologica o fisica, che avviene all'interno delle mura domestiche. È una violenza sottaciuta e per il quale nessuno di noi poi in realtà ha informazioni ben precise. Per cui cosa succede? Molto spesso nell'immaginario si tende ad ignorare queste forme di violenza o addirittura a pensare che si tratta di un fenomeno che in realtà riguarda soltanto una parte, no, di città o di quella comunità che molto spesso oggi è relegata ad una situazione sociale, economica e psicologica piuttosto svantaggiosa. Cosa vorrei dire? Ogni azione violenta che viene perpetrata sulla donna e che termina molto spesso purtroppo nel femminicidio, che poi è la manifestazione più aspra di questa violenza, colpisce la comunità ogni volta e tocca tutte le istituzioni, ma soprattutto tocca la sensibilità di ogni donna, di ognuno di noi. Qual è il nostro scopo? Quello di riportare l'argomento nelle piazze, nelle comunità, affinché finalmente si possa parlare di prevenzione. La prevenzione che serve anche poi per fare rete insieme a tutti gli attori presenti sul territorio. E non solo quindi prevenzione, ma anche attività di contrasto, di tutela, ma soprattutto di supporto rispetto a quelle donne che ogni giorno vivono la violenza sulla propria pelle. Io in questo senso vorrei dare un supporto positivo in merito anche alla mia attività politica e dare il mio impegno, il mio contributo anche in quelle che sono le attività delle pari opportunità. Questo per dare maggiore evidenza e portare finalmente alla luce quelle che sono le caratteristiche, le capacità che le donne possono dare nel mondo, nell'esperienza quotidiana, non solo in famiglia ma in tutti gli ambiti in cui la donna oggi è chiamata dare il proprio contributo. Bene, io non vado oltre perché qui con me ci sono molti esperti che meglio sapranno indicare e dare, esplicitare il fenomeno in ogni sua sfaccettatura. Vorrei ricordare che dopo ogni intervento sarà intervallato da alcune performance di alcuni artisti che questa sera hanno voluto dedicare parte del loro momento ad un evento così importante e sentito. Per cui darò la parola per il momento al dottor Francesco Paolo Romeo, studioso dell'età evolutiva e psicopedagogista. Prego e grazie. Grazie, buonasera a tutti. A chiamarvi per nome per noi è veramente un onore, quindi finalmente ci ascolta qualcuno. Io insieme a Mariangela e Daniela da un po' di tempo abbiamo deciso di raccontarvi che cosa accade nelle strutture dove le donne maltrattate vengono accolte. E non è proprio scontato che questo accada, cioè di solito sono argomenti che vengono trattati in maniera molto tecnica in ambiti formali come l'università o le ASL, e quindi noi abbiamo deciso di varare un po' questo tour pedagogico che ci porta un po' in giro. Allora iniziamo, poi vi svelerò perché dal bruco alla farfalla. L'intento di questa sera è di farvi appassionare alla parola umana, alla narrazione. Noi lavoriamo le parole, salviamo quando ci capita e abbiamo la possibilità di farlo molte persone. Abbiamo fatto tanta ricerca in vari contesti, abbiamo ascoltato tante donne, tanti uomini, tanti bambini. Non è semplicissimo per una donna denunciare un maltrattamento. Molto spesso, immaginate come questa estate, un'estate molto calda, un paesino del Salento
dove si raggiungono temperature incredibili, i carabinieri stanchi, i turni, le forze dell'ordine, ma anche i magistrati, anche gli avvocati. Arriva una segnalazione. Le donne vittime di violenza ci dicono molto spesso che quando si apre la porta della loro casa e raccontano, per esempio, di aver avuto uno schiaffo, molto spesso siamo noi, perché siamo tutti impregnati di questa cultura, che diciamo: ma che cosa hai fatto per avere quello schiaffo? Sembra una cosa strana, però lo dicono i sociologi, come spugne noi ci impregniamo di stereotipi culturali e dobbiamo fare qualcosa se dal 2000 ad oggi sono morte quasi 3.000 donne in Italia. Se si chiude quella porta, è un rappresentante delle forze dell'ordine, ma può essere anche un magistrato, può essere anche un avvocato, può essere un insegnante, può essere uno psicologo, probabilmente la narrazione non verrà mai più fuori e la donna terrà tutto dentro di sé. Quando nasce l'interesse per le narrazioni in Italia, in Europa, diciamo nell'Occidente, non è proprio un interesse molto antico, anzi, quando noi giriamo nelle scuole, di solito se ci accade qualcosa di brutto, tendiamo con la mente a creare degli scatoloni dove tutto viene riposto. La metafora più importante che ci viene raccontata dai bambini a scuola è che quando c'è un ricordo dobbiamo subito metterlo da parte, immagazzinarlo da qualche parte. Certo è che se noi prendiamo questo metaforico scatolone, lo poniamo in una parte nascosta, lo archiviamo, oppure mettiamo un punto alle situazioni che non ci sono piaciute, o voltiamo pagina, chiaramente rischiamo di non lavorare la nostra memoria, di non farla emergere, di non raccontare. Quindi iniziamo col dire che non c'è proprio, o c'è da soltanto pochissimo tempo, un interesse per le narrazioni. Questa è una foto che farà contento il mio amico archeologo, è una foto che ritrae un personaggio famoso e ci troviamo in Anatolia, l'attuale Turchia, su una collina particolare, si chiama la collina di Issarlik, e lì c'è un archeologo, diventato archeologo soltanto dopo aver fatto tantissimi anni di imprenditoria, che si era messo in testa che doveva scoprire i resti della città di Troia. Lo aveva letto nei libri che il padre leggeva a letto, e quindi lui, fiero, è lì in mezzo, dopo aver studiato tante carte, dopo aver letto tanti racconti, si mette in testa di compiere questa avventura, va in Turchia e trova i resti della città di Troia, ma anche di altri strati antichi di questa città. Può sembrare una foto che non c'entra niente col discorso che stiamo facendo, però questa foto dalla Turchia arriva a Vienna e c'è un altro collega di Tiziana, è un giovanissimo Freud, che da medico, neurofisiologo, si innamora di quell'impresa che aveva compiuto Erich Schliemann in Turchia e si rende conto che probabilmente non ci sarà nelle nostre vite mai una felicità vera se non si appagano i desideri di quando siamo bambini. Quindi da questo momento in poi tutti quelli che si occupano di famiglie, bambini, di maltrattamenti sanno che dai 0 ai 6 anni, da 0 ai 7 anni succedono delle magie importantissime nelle case, e Freud decide di abbandonare il suo lavoro da medico, tanto bravo, e si incomincia a occupare delle persone che avevano un po' di problemi mentali. Secondo Freud, queste persone avevano fatto quell'operazione che vi facevo vedere prima, avevano dei segreti che erano accaduti nella loro vita e li avevano messi da parte. Quindi Freud dice: c'è sicuramente qualcosa di traumatico che è stato nascosto, ci sono dei segreti che gli operatori della parola, potremmo definirci così, devono per forza andare a cercare e a far uscire da quelle scatole. Allora Freud, siamo veramente nei primissimi anni del Novecento,
e comincia a lavorare su questo concetto, il concetto di trauma. E si fa un'idea, dice, secondo me il trauma scende nel nostro, nella nostra mente così in profondità da andare a intaccare la nostra personalità, ma non scende in quella parte che noi conosciamo come inconscio, anzi, per Freud il trauma vero va a scavare una parte ancora più antica, che noi chiamiamo la zona della rimozione primaria, che è quella parte antica che ci pone di fronte al nulla dell'origine, oppure al grande desiderio, la speranza di vedersi vedere la mamma che porge finalmente il seno. Quindi è come dire, va ad intaccare, quando ci succede qualcosa di veramente avverso, di traumatico, è come se ritorniamo un po' bambini, è come se non ci fosse più qualcuno che è pronto a soddisfare i nostri bisogni primari, è come se aspettiamo che qualcuno ci venga incontro, speriamo che uno ci venga incontro, e poi magari può accadere che nessuno porge questo seno materno. In realtà, parlando e facendo questi convegni, ci rendiamo conto che questa forma nuova di welfare, dove la piazza diventa una scuola, una piazza formativa, funge un po' come metaforico seno, perché se qui tra di noi ci sono delle donne che hanno per esempio subito dei maltrattamenti, noi siamo pronti a soddisfare i bisogni primari, cioè quelli dell'ascolto, della parola. Allora Freud si fa questa idea, il trauma va così in profondità, va a scavare una parte della nostra psicologia, della nostra personalità, difficilissima da lavorare, perché è la zona in cui non parlavamo, è la zona di quando eravamo bambini e non esisteva la parola, e quindi era molto difficile elaborare. Ecco perché quando noi lavoriamo con le donne maltrattate abbiamo una grandissima difficoltà. Freud si rende conto di due cose fondamentali. La prima, sugli effetti del trauma. Durante la guerra, la grande guerra, la guerra di trincea, la prima guerra mondiale, i soldati che combattevano e che si vedevano morire i colleghi nella stessa trincea, che erano comunque, dovevano per forza seppellirli e non lo potevano che fare nella trincea, ritornavano, se ritornavano, negli ospedali psichiatrici, e gli psichiatri dicevano loro non fai finta di nulla, se hai questi sintomi, se tu non riesci a dormire la notte, se tu hai questi mal di testa, fai finta di nulla. Questo era l'atteggiamento degli operatori della relazione di cura, cioè noi, fino alla prima guerra mondiale. Però se voi vedete in basso a sinistra, ora vi ingrandisco la foto, gli effetti del trauma erano un impazzimento, perché queste persone non avevano possibilità di far emergere le loro narrazioni. Succede qualcosa di peggio durante la seconda guerra mondiale, quando i reduci dei campi di concentramento ritornano alle loro comunità e molte mamme, non vedendo tornare i loro figli, non davano per niente la possibilità di far uscire queste narrazioni. Quindi durante la prima guerra mondiale c'era il tentativo, durante la seconda guerra mondiale, arrivando nelle loro comunità, io dico, non si prestava orecchio, quindi si era impossibilitati a far emergere le loro narrazioni. Vi volevo dire due scoperte interessanti delle neuroscienze. Faccio questa cosa perché ormai la sto facendo, iniziamo da deputati, vi lascio qualche mandorla, potete prenderla in mano quella mandorla, prego, dammi una manciata di mandorle, dammi a me una manciata di mandorle, le potete pure mangiare se volete, prego. Perché vi sto lasciando questa mandorla? Perché c'è una zona nel nostro cervello antichissima, è una zona sottocorticale, cioè funziona prima ancora della nostra cognizione, così. Prego. Paola, Giulia, tieni una sola. Sì. Allora, guardate quanto è piccola. Noi abbiamo all'interno della testa una mandorla cerebrale che si chiama amigdala, che governa le nostre emozioni, i significati emozionali delle nostre esperienze.
Quando una donna vittima di maltrattamento o un uomo o un bambino vivono il maltrattamento, quando è crollato il ponte Morandi per esempio, i bambini, questa parte antichissima non funziona bene. Oltre a questa parte ci sono altre due parti, che sono l'area di Broca e l'area di Berniche, che sono come impazzite da un punto di vista neurofisiologico. Quindi se noi andiamo a chiedere a queste persone mi dici qualche cosa, probabilmente li stiamo rimaltrattando. Ecco perché è anche difficile per chi lavora in ambito giudiziario, no? Giuridico, fare, per esempio, raccogliere una testimonianza, non maltrattare ulteriormente i bambini, per esempio, che sceglieranno la modalità grafica per poter raccontare quello che hanno vissuto. Che cosa accade quando con tanta pazienza Mariangela e Danila riescono a creare un minimo di fiducia con queste donne? Succede che a un certo punto il loro racconto diventa metaforicamente un fiume in piena. Quindi noi siamo di fronte a queste vittime di maltrattamento, molto spesso non parliamo perché non ne abbiamo facoltà, e quindi c'è questo fluire incessante di parole. Io lo racconto così perché nella letteratura specialistica si parla molto di questo fiume della memoria. Molto spesso capita questa sensazione che dinanzi ad una persona maltrattata ci si senta un po' investito. Chi fa il nostro lavoro sa quanto è duro, perché molto spesso le narrazioni che ascoltiamo sfiniscono, dobbiamo veramente riuscire a contenerle, a dare un argine a quel fiume della memoria che sta esondando. Quindi è una sorta di conato emotivo. Questo è il primo passo che noi facciamo quando lavoriamo con le donne vittime di violenza, o bambini o adulti. Lo faranno le forze dell'ordine quando prendono le prime denunce. Se la donna vomita così emotivamente, noi diventiamo metaforicamente un sacchetto per il vomito. Vi faccio vedere queste cose perché magari vi ricorderete di queste cose. Quindi metaforicamente c'è un conato emotivo e c'è l'operatore che diventa un sacchetto. Vi faccio leggere una... Giulia, vieni qua. Allora, vi faccio leggere un breve brano tratto da un'intervista che abbiamo fatto in una struttura dove era una donna vittima di violenza. La rabbia che ci teniamo dentro ci costringe a pensare, 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 ma non ci fanno raccontare come dovremmo invece fare. Non volevo parlare del passato, non è che il passato non c'entra più, quando sono stata ferita, pugnalata, offesa, che non me l'aspettavo, ho chiuso il mio passato senza parlarne più con nessuno. Andrei per un'altra vita, ma non ce la faccio. Ma non lo faccio per fare male ai figli. Quando una cosa si è rotta, altre storie, tradimenti, sono ferita, mi sento usata, allora non devo dare questa cosa che una allaccia nuovamente il rapporto. E diciamo, come mi dimostro, dopo tutte queste cose, di tante che ne ho viste, di quello che ho visto sono vere. I pezzi del puzzle sparsi stanno. È una cosa che se lo facciamo per i bambini, ma non c'è una vita di coppia, un nuovo amore. Sai come stare nel prossimo. Adesso hai esperienza. Dopo 8 anni, a me piace. Quando non provo niente, come quando mi scelgo un'amica, scelgo il mio compagno, il mio fidanzato, il mio sposo. Io ho fatto la donna di casa, non è colpa mia, sono stata proprio fregata. Non voglio ferire il bambino, è rimasta la scena del padre che è andato via. Ho chiuso il passato. Che cosa vi sembra di primo acchito quando vi leggo questa intervista? Somiglia un po' a quel conato emotivo? Qui la donna non sta facendo nessun lavoro di emancipazione dal maltrattamento, perché lei sta vomitando, metaforicamente no, tutto un flusso emotivo che soltanto in una fase finale può essere governato. Quindi noi in prima istanza, quando lavoriamo con questi maltrattamenti, sentiamo queste interviste. Vi assicuro che chi è maltrattato
utilizza questa modalità narrativa all'inizio. Allora, che cosa fa la donna quando inizia a lavorare con la sua storia di vita? Si fa una prima domanda: posso dare ordine a tutto questo, a tutti questi 20 anni di vita di maltrattamento? C'è la possibilità di perimetrare quella che è la mia storia, di dare ordine a ciò che apparentemente non ha ordine in disordine? La narrazione, vi faccio vedere una slide manuale, se dovessimo scegliere un'equazione per poterla raccontare da un punto di vista scientifico, non è altro che un problema, un'avversità, più il tentativo di risolverlo. Quindi le parole che noi ascoltiamo quando prendiamo le denunce rispondono a questo, cioè raccontiamo per dare ordine e per cercare di risolvere quel problema. Chiaramente noi diciamo che questi sono sempre dei tentativi, però non dobbiamo, metaforicamente non, accartocciare la nostra parola. Ho letto e ho passato la notizia a Gianluca che abbiamo in Italia percentuali altissime di bambini nelle scuole con problemi di salute mentale. Loro fanno questa operazione mentale, loro non parlano, quindi occorre che qualcuno li capaciti e li solleciti a parlare, perché noi abbiamo questo obbligo. A un certo punto, dopo tanto tempo, noi siamo contenti se questa operazione avviene in un annetto, se ci riusciamo, poi Danila vi dirà meglio sui tempi di questo lavoro. Dalle emozioni si passa su un piano cognitivo, si riesce a lavorare perimetrando con la dimensione del tempo, dello spazio, tutto quel racconto, e a un certo punto magicamente la donna ti dice che per tanto tempo si è sentita una Madonnina nella campana di vetro, oppure si è sentita, questa è una metafora convenzionale, sono quelle più gettonate, si è sentita una leonessa in gabbia, sentita come una torta che non riusciva mai a venire bene, gli ingredienti probabilmente non legavano tra loro, oppure si sentiva come una marionetta nelle mani del marionettista, come un burattino nelle mani di un burattinaio, oppure si sentiva come un bruco, come una larva, come un parassita. Questa è l'origine di questo nostro intervento, dal bruco alla farfalla, perché le donne quando incominciano a fare tutto questo lavoro che non è soltanto cognitivo, noi diciamo metacognitivo, cioè di governo di quello che sta emergendo, allora la donna si sta avvicinando ad un'emancipazione che non può essere soltanto fisica o economica, ma deve essere soprattutto in quello che è lì nel momento. Allora piano piano, con la pazienza di Danila e di Mariangela, che ogni giorno ascoltano queste donne nelle strutture dedicate alla loro cura, le donne incominciano a togliere questa campana di vetro, a liberarsi dalle gabbie dove erano state costrette dagli uomini maltrattanti. Finalmente riescono a far uscire una torta buona, ma questa non è soltanto una metafora, perché nelle strutture esistono anche delle cucine, si fanno dei laboratori, e quando riusciamo a farle cucinare, perché la donna maltrattata non pensa alla domesticità, non pensa a fare la torta, non pensa a fare da mangiare i figli, anzi non li pensa proprio i figli, perché ha bisogno che qualcuno si curi di lei, riesce finalmente a liberarsi dal suo marionettista e alla fine riesce a volare oltre la violenza in ambito familiare. Grazie mille. Prova? Grazie. Allora, vorrei richiedere il contributo delle forze dell'ordine che oggi sono presenti qui in piazza e che ci spiegheranno il significato del camper, che non è solo a tutela dell'ordine pubblico per questa sera, ma che in realtà ha un preciso significato. Allora, invito a parlare l'ispettore superiore Maria Giovanna Leone. Prego.
Buonasera a tutti. Noi siamo qui perché il fenomeno della violenza di genere deve essere combattuto ancor prima con l'attività repressiva, con un'attività di informazione e di cultura di genere. E siamo qui per questo, perché la Polizia di Stato già da diversi anni ha applicato nelle forze dell'ordine un progetto che si chiama Questo non è amore, e nell'ambito di questo progetto c'è il camper della Polizia di Stato, che è composto da personale multidisciplinare, fatto di psicologi, di investigatori, di addetti ai lavori, e che è qui per promuovere informazione, per promuovere la sensibilizzazione, e per chi ne volesse e avesse bisogno, siamo qui a disposizione per dare informazioni e per fornire tutte quelle indicazioni che servono a far emergere il sommerso, a far emergere la violenza nell'ambito domestico, e anche ad avere segnalazioni che riguardano la violenza di genere. Adesso ci sono le colleghe che distribuiscono l'opuscolo, e adesso passo la parola al sovrintendente capo Spamer. Grazie a tutti, scusate, io non sono pratico di platee, insomma, io sono uno dei tutor della sala operativa, quindi in genere, seppur sono abituato e avvezzo a parlare, sono dietro un telefono, quindi ho difficoltà, mi sono un po' emozionato. Comunque, io vorrei farvi conoscere il progetto EVA, che è un progetto che ha saldato il Ministero dell'Interno insieme al Dipartimento di Psicologia di Napoli. Nel 2014 nasce questo progetto, e come questura campione vede la questura di Milano, appunto nel 2014. È rivolto a donne, ma anche a uomini, ovvero in quei contesti familiari dove vi sono delle violenze agite. EVA sta appunto per esame delle violenze agite. È un protocollo di omogeneizzazione e standardizzazione dell'attività di polizia per poter affrontare questi tipi di eventi, questi tipi di problemi. Quindi ogni operatore da questa parte del telefono saprà come rispondere e come attuare proprio un protocollo che serve a venire ad incontro, insomma, a quelle che sono le varie necessità e i vari casi che si propongono. Quindi non è null'altro che così come la risposta l'avreste a Brindisi, l'avreste a Milano, a Torino, cioè ogni operatore viene formato per dare una giusta risposta all'utenza, a quello che l'utenza chiede. È evidente la grande difficoltà che ogni operatore trova ad entrare in empatia con i richiedenti, così come gli altri interlocutori hanno già detto, quindi si cerca di fare del nostro meglio. Ecco perché il Ministero si muove cercando di omogeneizzare l'attività su tutto il territorio nazionale. Gli operatori che intervengono nei contesti familiari compileranno anche una checklist, ovvero che un protocollo nel quale verranno fatte delle domande alle persone presenti, si vedrà se ci sono dei minori, si vedrà se ci sono delle armi. Questi protocolli verranno poi assorbiti nel database del Ministero e rimarranno a disposizione di tutti gli altri operatori successivamente eventualmente intervenuti nello stesso contesto familiare. Quindi affidatevi alle forze dell'ordine, stiamo cercando di fare un grande lavoro, insomma, è molto difficile affrontare questo problema, ma stiamo cercando di fare del nostro meglio, il Ministero ci supporta in questo senso. Ora passerei la parola al direttore tecnico Annesi, grazie. Buonasera a tutti, io vorrei concludere con le parole utilizzate dal capo della polizia Franco Gabrielli proprio il 6 marzo ultimo scorso all'inaugurazione del progetto EVA che ha detto il collega. Lui ha usato queste parole, ha detto che la violenza di genere affonda nelle nostre radici e molto spesso vige la politica
dei vizi privati e delle pubbliche virtù. Cioè, noi italiani vogliamo sembrare virtuosi, ma in realtà nascondiamo molto, soprattutto all'interno delle nostre mura domestiche, proprio per quanto riguarda i reati di genere. Anche perché nessuna istituzione da sola riesce a venire incontro a una donna che chiede aiuto, né a livello singolo che a livello collettivo. E le forze di polizia sono il primo anello di questa rete che la donna si rivolge per poter poi uscirsene da queste violenze. Ed essendo il primo anello, quindi il locatore di polizia deve essere formato, deve sapersi muovere. Il nostro dipartimento proprio sta puntando sulla formazione, come ha detto il collega, anche perché l'operatore di polizia può trovarsi di fronte a un reato di genere, di violenza di genere, sotto diverse vesti. L'operatore di polizia che risponde alla sala operativa, oppure l'operatore di polizia che viene inviato un intervento all'interno delle mura domestiche, o lo stesso operatore di polizia che sta all'ufficio denunce, dove la donna è riuscita a vincere quella paura di varcare la porta della questura, la porta del commissariato e chiedere aiuto alle forze di polizia. O qualunque poliziotto che si trova, o appartenente a qualunque forza di polizia, si trova di fronte a una conoscenza di un reato domestico, in quel caso, che essendo un reato che va denunciato, che d'ufficio, quindi bisogna saperne prenderne atto e andare avanti nel proseguo. Quindi indipendentemente dal ruolo, il poliziotto deve essere formato. E cosa vuole il nostro capo? Il nostro capo vuole che il poliziotto, una volta che arrivi all'interno delle mura, arrivi in maniera formata e arriva, come ha detto il collega, grazie a queste informazioni che sono racchiuse negli interventi precedenti. Quindi arriva all'interno di una casa e sa già se in quella casa c'è un pregiudicato, se in quella casa c'è un precedente, se in quella casa ci sono armi. Quindi l'associazione tra i dati e la formazione del personale dà alla polizia, non tanto alla polizia ma quanto alla donna che cerca aiuto, la possibilità di essere supportata, di essere consigliata, di essere difesa. Quindi è quello che vuole la nostra amministrazione, la polizia tra la gente, la polizia di prossimità. Grazie. Grazie. Allora, intanto vorrei dare il benvenuto a Manuela Luperto e Frida, che sono esattamente alle vostre spalle, che è coadiutrice di Pet Therapy. Grazie Manuela. Allora, fino adesso ringraziamo il dottor Francesco Romeo, che ci ha fatto un piccolo excursus di come dal trauma poi si arrivi ad una vera e propria presa di coscienza e quindi si arrivi sul territorio. Grazie alla polizia qui presente ci ha indicato come punto di intervento primario, dove la donna si rivolge inizialmente per effettivamente sfogare il proprio disagio emotivo. Adesso, così come ho annunciato inizialmente, c'è un piccolo intervallo di danza. Invito pertanto Angelo e Vitalba a disporsi qui al centro e a deliziarsi con il loro momento. Grazie. Thank you.
Grazie Angelo, grazie Vitalba, rimarranno con noi ancora per un altro po' e dopo ci delizieranno con un altro ballo, un altro momento di danza. Vorrei giusto fare un piccolo contributo proprio su questa danza che ci hanno portato in piazza. In realtà la taranta o la pizzica antropologicamente ha un significato molto importante. Inizialmente tutte le donne che ballavano la pizzica purtroppo ricevevano l'etichetta di pazza o invasata. È capitato almeno una volta nella vita a tutti noi di dire ad una donna che in un momento particolare di eccessiva euforia dirle: ma c'è te pizzicato la taranta? Allora bene, ben si innesta in questo contesto anche il vostro contributo, grazie, grazie mille. Allora, adesso è il momento di un contributo da parte della nostra Anna Macina, portavoce Movimento 5 Stelle della Camera. Grazie, buonasera. Buonasera, grazie a tutti. E grazie per l'invito al gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle qui al Comune di Brindisi, grazie al dottor Francesco Paolo Romeo, ma sui ringraziamenti tornerò in seguito. Io voglio partire così. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna, fatti saltare addosso, in quella strada nessuno passa. Donna, fatti legare al palo e le tue mani ti fanno male. Donna che non sente dolore quando il freddo gli arriva al cuore. Siamo qui per riflettere stasera e credo che questa canzone, che probabilmente anche distrattamente abbiamo canticchiato non percependone il senso e il valore, invece sia la narrazione di un rapporto distorto tra le donne e alcuni tipi di uomini, non tutti fortunatamente. È vero, l'Italia nel 2013 ha ratificato la Convenzione di Istanbul, che ha qualificato, che ha definito la violenza contro le donne una violenza, una violazione dei diritti umani. È stato un grande passo avanti, ma è evidente che non abbiamo ancora risolto il problema, che il fenomeno non è sotto controllo, perché se facciamo una media degli ultimi 5 anni, allora scopriamo che ci sono stati 150 femminicidi all'anno come media, perché poi ci sono dei picchi con dati più alti. Ma quello che mi ha un po' sconvolto è stato il dato che è emerso dalla relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere della passata legislatura, era più o meno il 2017. Le donne del Sud, il Salento, sono quelle più esposte, e sono quelle più esposte proprio per i fenomeni di cui abbiamo appena parlato, cioè i fenomeni di violenza domestica, quella che si consuma nelle mura della casa, che dovrebbe essere un posto di tutela, un posto in cui ci sentiamo al sicuro e protetti. E invece no, perché proprio per il Salento, fra il 2013 e il 2016, ci sono state 48 donne uccise, 192 violenze sessuali e 6 violenze di gruppo. Questi sono dati, sono fatti accertati. E se è vero che il legislatore deve reprimere e deve in qualche modo cercare di trovare degli strumenti perché questi fenomeni non si ripetano, è anche vero, ed è un dato evidente, che non possiamo pensare che solo con la repressione possiamo debellare questo fenomeno o possiamo guarire una società che vede e che a volte quasi giustifica il femminicidio o comunque la violenza di genere, perché poi quando parliamo di violenza di genere non è soltanto sulle donne, pensiamo ai bambini, pensiamo agli anziani, pensiamo ai disabili, quindi ogni forma di violenza su una persona più debole. E dicevo, non è soltanto la repressione il modo per guarire, fra virgolette, una società che arriva a giustificare una forma di violenza, è anche un cambio di cultura.
E quando parliamo di cambio di cultura e quando parliamo di società, allora se è vero che il legislatore deve occuparsi di dotare le forze dell'ordine piuttosto che la magistratura degli strumenti adatti, è vero che dobbiamo però pensare che torniamo ad essere noi i primi attori, cioè parte da noi la voglia di scardinare un concetto come quello che si arriva a giustificare una violenza nei confronti di chi è più debole, può essere la donna, ma può essere il bambino o può essere l'anziano, l'abbiamo detto prima. E quindi occorre sicuramente una presa di coscienza, e la scelta della piazza è ancora di più un valore, perché questo tipo di incontri sarebbero stati, come dire, forse più funzionali in luoghi chiusi, senza rumori di sottofondo. Ma quando si sceglie di parlare di argomenti come questo e si sceglie la piazza, lo si fa, credo, e credo di interpretare la volontà di chi organizza questo tipo di manifestazioni, la si sceglie perché anche distrattamente, anche passando, uno ascolta e si incuriosisce, e allora l'attenzione viene catturata e l'invito alla riflessione lascia un seme nelle nostre coscienze. Dicevamo, abbattere le barriere socioculturali, anche nel Salento, anche qui delle donne al sud. Abbiamo sentito le parole del sottosegretario alla cultura, tra l'altro conterraneo. È evidente che la scuola deve tornare ad avere, come la piazza, una funzione educativa su questo tema, non che non ce l'abbia, ma a volte da genitori pensiamo che a scuola si vada soltanto per imparare inglese, italiano, matematica, scienza, tecnica e basta. No, la famiglia, la scuola, i presidi di legalità, tutti dobbiamo collaborare per arrivare ad avere innato il senso di rispetto per l'altro. Questa non è la prima volta in cui io partecipo ad un evento di questo tipo, c'è stato a Squinzano una settimana fa, e anche in quell'occasione riflettevo sulla importanza della parola rispetto. Da qualunque angolazione guardiamo il problema, ciò che manca nei casi di violenza è il rispetto per l'altro, per la donna, per il bambino. E quando una donna accetta o subisce umiliazioni e violenze, perché non dobbiamo pensare soltanto al femminicidio, perché di luglio, per esempio, la notizia che dalle mie parti una donna è stata presa a martellate, in viso, in pieno viso, martellate a Erchie, sì sì, a Erchie. Quindi non è un fenomeno che è lontano e che è distante, evidentemente vive nel sottobosco della nostra società. E quando però una donna, perché prima di arrivare a quell'atto sicuramente c'erano stati atti precedenti, magari di una gravità inferiore, magari erano solo umiliazioni, magari era una lamentela, magari per quello che era stato cucinato, una umiliazione perché, non so, un qualunque motivo poteva essere causa di umiliazione. Ma quando una donna arriva a sopportare cose di questo tipo e lo fa in presenza dei figli, come più volte accade, non sta rimanendo lì e non sta sopportando per amore dei figli, sta danneggiando se stessa ma anche i suoi figli. Perché qual è l'insegnamento che il bambino o la bambina che assiste a episodi di violenza perpetrati dal padre nei confronti della madre avrà? Uno, se un bambino dirà, vabbè, se lo fa papà ci può stare, è quasi normale, magari da grande, magari, speriamo di no, ma sarà portato a ripetere dei comportamenti deviati. E invece la bambina magari penserà che è giusto, in quanto donna, subire per amore della famiglia e dei figli. E non è questo l'insegnamento che dobbiamo dare ai nostri figli. Quello che dobbiamo insegnare ai nostri figli è il rispetto di se stessi e il valore delle persone. E allora
quelle donne, quelle mamme, devono trovare proprio negli occhi dei loro figli il coraggio di dire basta e di dire no e di rivolgersi a, anche al vicino, perché no? Perché a volte i vicini sentono le urla, le grida, i piatti che si rompono, più volte, magari ripetutamente nell'arco di una stessa settimana, ma nessuno dice nulla. C'è una sorta di omertà, perché non si parla di questo, perché è sconveniente, perché poi tutto sommato, vabbè, ma che sarà mai? No. A quel, nel posto, in quella casa, davanti a quelle urla, potrebbe esserci nostra sorella, nostra figlia. E se continuiamo come società, come madri, come padri, come docenti a girarci dall'altra parte, allora possiamo anche smetterla di fare convegni, perché non la cambieremo la società facendo soltanto opere di repressione e punendo chi si è macchiato di un reato contro una donna o contro una persona debole. Se vogliamo davvero cambiarla questa società, allora dobbiamo essere in prima linea, che non vuol dire necessariamente fare chissà che, vuol dire semplicemente tendere la mano a chi è in difficoltà. Magari a volte li abbiamo anche visti, i lividi sulle braccia, sul volto, sulle gambe di persone o anche conoscenti, ma non ci è mai saltato in mente di provare a chiedere. Magari avrebbero raccontato, avrebbero chiesto aiuto e magari qualche donna si sarebbe salvata e qualche bambino non avrebbe assistito a fenomeni di violenza. Sabato scorso io ho detto una frase che mi piace ripetere perché è una cosa in cui fondamentalmente credo. Il rapporto uomo-donna, visto che il tema è questo, io lo vedo un po' così. Sono oggettivamente mondi diversi e modi diversi di interpretare la vita, ma complementari. E il rapporto uomo-donna io lo definisco così, è un equilibrio sopra la follia, l'ho detto anche sabato e mi piace ripeterlo, ma quando si raggiunge quell'equilibrio sopra la follia è veramente una magia, è veramente un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia. Ed è questo l'augurio che io faccio ai possibili bruchi che sono qui stasera, alle donne che magari sono convinte che il rapporto uomo-donna sia necessariamente un rapporto impari, sia necessariamente un rapporto non basato sulla parità e sul rispetto e sull'equilibrio. E l'ho fatto sabato scorso, ma ci tengo a farlo in questa piazza. La vittoria più grande è vedere che un uomo porta in giro per le piazze un tema come questo al fine di sensibilizzare le coscienze di uomini e donne. Non è una donna, è un uomo, ed è quella la vittoria. È lì che c'è il cambio di passo della società. Un uomo che sensibilizza. E quindi un ringraziamento particolare, ho detto che ci sarei tornata dopo e ci tenevo, ma permettetemi anche un'altra cosa, un ringraziamento io ci tengo a farlo anche all'uomo che condivide con me da 25 anni la nostra vita insieme, che è mio marito, e spiego perché. Perché lui non ha dovuto pretenderlo il rispetto da me, se l'è guadagnato, e io non ho dovuto chiederglielo, mi è stato dato, perché c'è rispetto e un equilibrio sopra la follia, ed è magia. Ed è questo l'augurio che io faccio agli uomini e alle donne che sono in piazza stasera, e anche ai bambini che saranno uomini e donne di domani, e anche a mia figlia faccio questo augurio, di trovare un uomo con il quale trovi un equilibrio sopra la follia. Grazie. Grazie alla portavoce Anna Macina per il suo contributo, che ha riportato poi in realtà tutto su un argomento principale, che la prevenzione non è soltanto la denuncia e la repressione del legislatore, ma qui in piazza vogliamo ricreare quella rete che manca e che vede protagonisti tutti gli attori, a partire dal legislatore per poi passare
ai professionisti che ogni giorno si confrontano con le vittime, e per questo do la parola alla dottoressa Daniela Coluccia, psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice centri antiviolenza. Grazie. Salve e buonasera. Allora, io sono Daniela Coluccia, la coordinatrice della Casa Rifugio. La Casa Rifugio che cos'è? È un luogo di donne che accolgono donne che hanno subito violenza. Cos'è la violenza? La violenza è di tipo sessuale, fisico, psicologico, economico. La violenza è un atto che limita la libertà dell'altro. E questo è ciò che effettivamente racchiude il concetto di violenza. La Casa Rifugio è composta da un'equipe multidisciplinare, per cui abbiamo la presenza di psicologhe, assistenti sociali, educatori e avvocate. Per spiegare il cammino che le ragazze, le signore che accogliamo fanno all'interno della Casa Rifugio, utilizzo il metodo della casa, no? Per cui la casa, dove si basa la casa? Su un suolo. E il suolo che cos'è? È quello che noi offriamo, cioè la soddisfazione dei bisogni primari e della protezione. I bisogni primari che cosa consistono? Consistono nel fatto che noi offriamo a queste donne vitto e alloggio. La maggior parte di queste donne scappano dalla violenza, si recano alle forze dell'ordine, così come escono da casa, perché ne approfittano quando il marito non c'è, quando il marito è al lavoro. Per cui arrivano soltanto con una borsa o al massimo il passeggino per i loro figli. E noi garantiamo loro appunto la soddisfazione di questi bisogni, la protezione. La protezione perché sanno che saranno in un luogo sicuro, sanno che nel momento in cui entreranno nella nostra casa verranno protette, la notte dormiranno tranquille, non ci sarà nessuno che le sveglierà per essere picchiate, perché in quel momento avevano voglia di picchiare perché erano sotto sostanze di stupefacenti o perché avevano bevuto. Questo è il suolo. La casa, per essere costruita e perché non debba cadere, è necessario che abbia le fondamenta. E le buone fondamenta della nostra casa è l'accettazione incondizionata della persona. La relazione che si instaura tra la donna che ascolta e la donna che racconta è quella che dà la possibilità alla donna di poter parlare, di poter rovesciare i fiumi di parole, i racconti che loro fanno, perché prendono veramente coscienza di quello che effettivamente hanno vissuto, della violenza, dei racconti di violenza, di quello che effettivamente giorno dopo giorno hanno dovuto subire. Non è facile. Perché le donne ogni mattina, ogni giorno si svegliavano col pensiero: ok, oggi che cosa mi succederà di nuovo? No? Come per esempio il fatto di poter, una signora ci raccontava che aveva anche paura di lavare i piatti, perché molto probabilmente il suo marito, una volta sì, una volta pure, le lanciava una bottiglia di acqua congelata dietro la schiena, perché in quel momento gli andava di fare questo. Per cui iniziano a raccontare, iniziano a far emergere i racconti della violenza, iniziano ad uscire fuori il senso di colpa, il senso di vergogna, il senso di una responsabilità che non hanno avuto, perché loro si sentono colpevoli di non aver protetto i loro figli. Ma le operatrici, che comunque devono essere sempre privi da ogni pregiudizio e devono comunque essere con un passo indietro rispetto alle donne, perché noi non ci dobbiamo sostituire alle donne con le quali lavoriamo, perché sono loro che sanno quello che vogliono. Il problema è che la violenza ha spostato ognuno di noi sa quello che noi che vogliamo, ma la violenza ha offuscato questo sapersi concentrare su se stesse, e hanno migliorato forse la capacità di soddisfazione dei bisogni per uscirne fuori dalla violenza. E nella cultura generale il bisogno di una donna non coincide mai con se stessa, ma con il soddisfacimento dei bisogni altrui. Questo è purtroppo la verità.
Per cui noi, per arrivare al piano terra, cioè alla capacità di dare un senso a se stessa, alla capacità di dare coerenza a se stessa, all'autoefficacia, lavoriamo sulla forza. Sulla forza di volontà che le donne hanno. Vivere nella violenza è un atto di resistenza. La forza che c'è all'interno di questa resistenza è la stessa che le donne usano per uscire fuori dalla violenza. Questa, secondo me, è importante, perché non è facile. Come dicevo prima, non è facile essere controllate a vista, anche la cosa più banale, lo spolverare, le faccende domestiche, è sempre un mettere alla prova, cioè dover convivere con una persona che ti guarda con uno sguardo giudicatore, ed è sempre uno sguardo cattivo, dove comunque ti dice che quello che stai facendo non lo stai facendo bene. Le donne che vengono da noi sono delle donne che si sentono denigrate, con una personalità ormai distrutta, proprio perché quotidianamente si sentono dire di non essere in grado di fare niente, di non saper lavorare, di non essere delle madri. Quante donne vengono da noi per dire: noi non siamo delle brave mamme, perché non riusciamo nemmeno a gestire la vita dei nostri figli. Perché? Perché quotidianamente sentirsi dire non sei in grado è praticamente annientare anche il senso di genitorialità di queste donne. Per cui, con il lavoro nostro, con soprattutto la responsabilità delle donne, con la capacità delle donne di decidere cosa è buono per loro e cosa è buono per i loro figli, perché noi, come dicevo prima, non ci sostituiamo mai alle donne. Sono le donne che vanno a parlare con i docenti, con le maestre, sono le donne che vanno dal medico, non noi, perché le donne queste capacità ce l'hanno tutte. È il saper fare, è il saper mettersi a disposizione, confrontarsi con l'altra persona, e ci fa arrivare al primo piano, dove le persone iniziano ad avere stima di sé. Inizia l'autonomia, inizia l'empowerment delle donne. Cos'è l'empowerment? È ridare potenza, ridare forza alla relazione madre-figlia, e la dare di nuovo forza a queste donne di prendere la loro vita in mano e di andare avanti. È una fase importante anche. In una stanzetta del primo piano noi abbiamo l'umorismo, che è ancora più importante, perché finalmente le donne iniziano a sorridere, perché finalmente le donne hanno la capacità di prendersi in giro. Quante volte noi scherziamo con le donne e ci terrediamo quando dicono: ma tu sei andata all'ospedale. No, a me non mi ha fatto così male, io non sono andata all'ospedale. Per noi è un atto di vincita, perché la presa di coscienza di quello che effettivamente è successo, di quello che finalmente effettivamente hanno subito. E poi abbiamo il tetto, il solaio, che finalmente le donne diventano farfalle e iniziano ad interagire con il mondo esterno. Hanno la capacità di poter ricominciare anche a lavorare, a frequentare delle amicizie. Non dimentichiamoci che queste donne che noi ospitiamo sono delle donne, per cui, ritornando al concetto di forza preso all'inizio, sono delle donne che, nel momento in cui hanno fatto denuncia, nel momento in cui sono andate ai servizi sociali o ai centri di violenza a chiedere aiuto, sono delle donne che sono state prese e allontanate dalla loro famiglia, dai loro affetti, dalla loro casa, da un lavoro se presente. Per cui sono delle donne, altro che forza, è quello che dimostrano i loro figli, di avere la forza di poter migliorare, di poter cambiare la situazione. Ed è quello che noi facciamo ogni giorno non ci stanchiamo mai di sottolineare. Io la loro forza non ce l'ho, e glielo dico sempre, non mai avrei vissuto così, perché non ho la loro forza, rispetto a loro sono debole. E con questo anche noi ci scherziamo, però è la verità. Adesso concludo il mio intervento con una frase, perché a me è piaciuta e ha colpito e volevo donarla. Quando iniziamo a dipendere da un ciclo, il pensiero di romperlo ci spaventa, anche se quel ciclo ci fa soffrire. Ma a volte, quando rompiamo un ciclo, troviamo qualcosa di migliore, qualcosa di inaspettato, qualcosa che non avevamo il coraggio di pensare fosse possibile. Troviamo la libertà, troviamo la pace.
Grazie alla dottoressa Coluccia che ci ha spiegato in maniera molto raffinata del percorso che le nostre donne vittime di violenza ogni volta devono affrontare. Arrivano in uno strato di prostrazione totale, psicologica oltre che fisica, perché molto spesso la violenza, oltre che essere fisica, è soprattutto psicologica, perché l'uomo interviene per annichilire totalmente e distruggere la personalità della donna, per cui arrivano totalmente prostrate e devono intraprendere un percorso di ricrescita personale e riacquistare quell'autostima che nel corso del tempo purtroppo hanno perso. Grazie. È il momento del regista Maurizio Ciccolella che ci omaggerà con una lettura. Grazie. Allora, ho scelto per questa serata un estratto da un libro che consiglio, Uomini che odiano le donne, di José Hobbes. È stato difficile estrarre un pezzo perché è un romanzo, ma credo che sia una parte significativa. Cecilia si sentiva leggermente ubriaca. Aveva deciso di non telefonare a Michael. La loro relazione si era trasformata in una paradossale farsa d'alcova, in cui Michael percorreva di soppiatto vie traverse per potersi infilare in casa sua senza essere notato. E lei si comportava come un'adolescente innamorata, incapace di controllare la propria libidine. Il suo atteggiamento nelle ultime settimane era stato assurdo. Il problema è che lui mi piace davvero troppo, pensò. Finirà per ferirmi. Rimase seduta un lungo momento e desiderò che Michael non fosse mai venuto a Ebedi. Aveva aperto una bottiglia di vino e bevuto due bicchieri nella sua solitudine. Accese la TV sul notiziario e cercò di interessarsi alla situazione mondiale, ma si stancò subito dei commenti insensati sul perché il presidente Bush dovesse bombardare l'Iraq. Invece si sedette sul divano del soggiorno e tirò fuori un libro. Riuscì a leggere solo qualche pagina prima di essere costretta a mettere da parte il libro. L'argomento la indusse subito a pensare a suo padre. Si domandò quali fossero le sue fantasie. L'ultima volta che si erano incontrati per davvero era stato nel 1984, quando lei aveva seguito lui e il fratello Birger a caccia di lepri e Birger doveva provare un nuovo cane da caccia. Harald, il padre, aveva allora 73 anni e lei aveva fatto del suo meglio per accettarne la follia che aveva reso la sua infanzia un incubo e segnato tutta la sua vita adulta. Cecilia non era mai stata così fragile come allora. 3 mesi prima il suo matrimonio era finito. Maltrattamento. Il vocabolo era così banale. Per lei aveva preso la forma di un maltrattamento lieve, ma costante. Si era trattato di schiaffi, spintoni, minacce più o meno velate. Le esplosioni di collera erano sempre inspiegabili e i soprusi raramente così pesanti da comportare delle lesioni fisiche. Lui evitava di colpire con il pugno chiuso e lei si era adattata, fino al giorno in cui d'improvviso aveva reagito e lui aveva perso completamente il controllo. Era andata a finire che le aveva tirato avventatamente un paio di forbici che le si erano conficcate in una scapola. Lui, pieno di rimorso e in preda al panico, l'aveva portata all'ospedale, dove aveva blaterato una storia senza senso su un improbabile incidente che tutto il personale del pronto soccorso aveva smascherato nell'attimo stesso in cui le parole gli uscivano di bocca. Lei si era vergognata per lui. Le avevano dato 12 punti e aveva dovuto rimanere all'ospedale 2 giorni. Poi Henrik era venuto a prenderla e l'aveva portata a casa sua. Da allora non aveva più parlato con suo marito.
Quel giorno, soleggiato d'autunno, 3 mesi dopo la rottura del matrimonio, Harald, il padre, era di buon umore, quasi gentile, ma tutto d'un tratto, nel bel mezzo della foresta, aveva cominciato ad attaccare la figlia con insulti infamanti e pesanti commenti sulla sua condotta, le sue abitudini sessuali, gettandole in faccia che era naturale che una simile puttana non fosse capace di tenersi un uomo. Birger, il fratello, non aveva neppure notato che ogni parola l'aveva colpita come un'altrettanto frustata. Era scoppiato improvvisamente a ridere e aveva messo un braccio intorno alla spalla del padre e sdrammatizzato a suo modo la situazione, commentando che lui lo sapeva bene come erano fatte le donne. Aveva lanciato un'occhiata incurante a Cecilia e suggerito che Harald si mettesse in agguato su un piccolo crinale. C'era stato un attimo, un secondo immobile, in cui Cecilia aveva guardato suo padre e suo fratello ed improvviso era stata consapevole di avere in mano un fucile da caccia, carico. Aveva chiuso gli occhi. In quell'attimo l'unica alternativa sembrava essere quella di alzare il fucile e sparare. Voleva ammazzarli entrambi. Invece aveva lasciato cadere l'arma a terra davanti ai suoi piedi, voltato i tacchi e fatto ritorno al posto dove avevano parcheggiato la macchina. Era tornata a casa da sola e li aveva lasciati a piedi. Da quel giorno aveva parlato con suo padre solo in qualche rara occasione, quando circostanze esterne l'avevano costretta a farlo. Si era rifiutata di farlo entrare nella propria abitazione e non era mai andata a trovarlo a casa sua. «Tu hai rovinato la mia vita», pensò Cecilia. «Hai rovinato la mia vita già quando ero bambina». Alle 8:30 di sera alzò la cornetta e telefonò a Michael pregandolo di andare da lei. Grazie a Maurizio Ciccolella per questo momento molto molto emozionante. Passo la parola quindi a Valentina Palmisano, portavoce Movimento 5 Stelle della Camera. Prego. Grazie. Grazie a tutti per essere qui. Rinnovo i ringraziamenti per il dottor Francesco Paolo Romeo per aver organizzato eventi di questo genere. Grazie a tutti gli organizzatori, Gianluca Bozzetti, Tiziana Montonese e tutti gli attivisti che hanno reso possibile questa serata. Io sono Valentina Palmisano e sono in Commissione Giustizia al Parlamento e quindi cercherò di parlarvi di questo tema importantissimo dal punto di vista giuridico e dicendovi quello che abbiamo intenzione di fare per il futuro dal punto di vista appunto legislativo. Però vorrei fare una premessa. La violenza, diciamo, dobbiamo accordarci su una cosa: la violenza sulle donne può esistere, può continuare a esistere soltanto in una società di tipo patriarcale, cioè in una società in cui vige una cultura patriarcale, in quanto è la violenza maschile sulle donne non è assolutamente un fenomeno naturale, ma è un fenomeno sociale, basato appunto su un determinato tipo di cultura, di socializzazione dell'essere umano. Che cosa significa? Significa che la violenza non è uno sfogo naturale che si ha quando viene meno la cultura, piuttosto, come dicevo prima, è il frutto di un determinato tipo di cultura, una cultura che vede i ruoli di uomo e donna predefiniti e in un immaginario in cui noi pensiamo che l'uomo sia più forte della donna e per questo motivo debba sopraffare. Qui non ci sono sopraffazioni dovute alla forza fisica e non c'è neanche un'altra concezione, può essere quella per cui l'uomo ha un desiderio sessuale incontrollabile. Non è così, non è un desiderio, un istinto naturale, è appunto qualcosa di costruito. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che possiamo, così come è stato detto prima di me,
possiamo incidere su questo tema sì con la repressione attraverso quindi le forze dell'ordine che fanno benissimo il loro lavoro, ma anche e soprattutto con la prevenzione, perché se si tratta di un fenomeno sociale, quindi può essere, diciamo, è giusto che venga previsto e venga curato alla base. Quindi pensiamo alla socializzazione dei bambini all'interno delle classi, all'interno delle scuole, l'attenzione che devono avere le maestre, che devono avere coloro i quali hanno un ruolo istituzionale nei confronti dei ragazzi. Si tratta, la violenza sulle donne è un fenomeno inoltre sommerso, cioè la maggior parte delle donne che subisce violenza non denuncia, quindi non porta all'esterno questo fenomeno e noi non lo conosciamo, non lo possiamo conoscere. Si stima che soltanto il 6% dei fenomeni vengano denunciati e quindi emergano. Tutto il resto, quindi il gran parte del fenomeno, rimane sommerso. Quindi il nostro obiettivo, quello appunto dal punto di vista legislativo, è quello di cercare di far emergere questo fenomeno. Può sembrare paradossale appunto che la donna abbia difficoltà a denunciare, in realtà è qualcosa di assolutamente comprensibile per una serie di motivi. Io ve ne indico qualcuno. Innanzitutto la violenza sulle donne molto spesso non si manifesta con un unico atto violento, aggressivo, ben determinato, ma si parla di continuum di violenza, in quanto è costituita da una serie di piccoli atteggiamenti, piccole molestie che ad una donna che le subisce giornalmente possono quasi sembrare normali, quotidiane, regolari, e quindi la donna molto spesso è incapace di percepirle come violenze, ma è comprensibile questo. Da un altro punto di vista c'è il fatto che si tratta, come dicevano prima di me, di violenza che si sviluppa all'interno di mura domestiche e quindi a volte, anzi soprattutto per mano della persona con la quale ci siamo legati sentimentalmente, quindi ancora più difficile, perché poi pensiamo che ci possano essere delle ritorsioni anche per quanto riguarda la gestione dei figli, la gestione economica, tutto ciò che succede dopo. E poi c'è anche la vergogna di di tirare fuori tutto questo. Queste sono soltanto alcune delle motivazioni per le quali si parla di un fenomeno in gran parte sommerso. Però un'altra motivazione può anche essere quella per cui le donne molto spesso non conoscono gli strumenti che hanno a disposizione e quindi le regole sono importanti e tendono appunto a tutelare e a proteggere la donna, però non raggiungono il loro obiettivo se ovviamente la persona non le conosce. Ecco perché sono importanti anche delle campagne di informazione per far conoscere alla donna quali sono gli strumenti a sua disposizione per affrontare una situazione del genere. Io cerco di non rubarvi troppo tempo, però vi parlo delle tre tipologie di reato che prevede il nostro codice di procedura penale. Per quanto riguarda appunto la violenza di genere, abbiamo gli atti persecutori che sono previsti dall'articolo 612 bis, il cosiddetto stalking per intenderci. Sono atti reiterati e continuati nel tempo che rappresentano una condotta persecutoria nei confronti della vittima, tale da determinare un perdurante stato di ansia e di malessere, tale per cui la donna è costretta a cambiare abitudini per paura di avere delle ritorsioni o contro di sé o contro i propri cari. Sono due gli ambiti nei quali si può realizzare questo tipo di reato: quello dello sconosciuto che inizia a seguire una persona e a spaventarla, e quello invece legato ai rapporti interpersonali. Vi faccio due esempi: il maniaco che magari fa sempre lo stesso tragitto metropolitano della ragazza e quindi la segue, oppure il fan sfegatato che è
ossessiona il suo idolo attraverso messaggi. Invece il secondo ambito è quello di magari un rapporto interpersonale che è finito e l'uomo che non si capacita del fatto che questa storia sia finita e inizia a molestare la fidanzata. Poi abbiamo i maltrattamenti contro i familiari conviventi, l'articolo 572, anche in questo caso affinché sussista il reato c'è bisogno di una condotta reiterata nel tempo tale da determinare uno stato di mortificazione, di subordinazione della vittima e che si traducono in un regime vessatorio. Ovviamente qui non parliamo solo di violenza fisica, molto spesso noi siamo abituati a pensare che la violenza si estrinseca attraverso appunto uno schiaffo, un pugno, un calcio. No, c'è tanto altro, c'è una violenza, una vera e propria violenza psicologica che si può manifestare in vari modi e che è molto più difficile da provare. Mi rivolgo soprattutto alle forze dell'ordine che magari si entrano in contatto con una donna che ha un livido e quindi è visibile la violenza subita anche sul suo volto, mentre la violenza psicologica è molto più difficile da dimostrare anche in vista di un processo penale. Gli esempi appunto sono quelli, nel primo caso appunto un uomo che picchia una donna, nel secondo caso un uomo che non tocca, non sfiora una donna, però pone in essere una serie di atteggiamenti discriminatori, di subordinazione, la costringe magari a fare determinate cose contro la propria volontà, le mette contro i propri figli, le toglie l'autonomia economica, quindi ha a lui il potere economico di gestire proprio la vita della moglie, tutto ciò. E poi abbiamo la violenza sessuale, che è quella più antipatica, il reato più odioso direi, previsto dall'articolo 609 bis. Bisogna dire che la norma nel tempo è cambiata, prima c'era una distinzione tra atti di libidine e congiunzione carnale, il cosiddetto stupro, ad oggi invece grazie a una riforma rientrano sotto la nomenclatura di violenza sessuale tutti quegli atti, quindi atti di natura sessuale e non soltanto la congiunzione carnale, che la vittima viene costretta a subire o è indotta a subire prescindendo appunto dal suo consenso. E quindi in questo vario ambito che ci siamo appena detti possono rientrare il palpeggiamento, ma anche il bacio, ci sono esempi di questo genere, così come lo stupro vero e proprio. Ovviamente queste condotte saranno punite poi in maniera diversa, quindi sì, rientrano sotto la stessa nomenclatura di violenza sessuale, però poi ovviamente viene graduata la pena, perché capiamo bene che il palpeggiamento è una cosa e lo stupro è un'altra. Queste forme di reato molto spesso sono caratterizzate da una cosiddetta spirale di violenza. Che significa? Significa che si parte appunto dalla piccola molestia per poi andare a finire alla cosa più grave, che è l'omicidio o femminicidio, che dir si voglia. Quindi è importante porre attenzione al primo atto, che magari può sembrare più blando, però c'è questa spirale di violenza che poi può sfociare in atti molto più gravi. Ecco perché attenzione massima, allerta massima anche al primo atto di violenza. Poi sono previste delle aggravanti e delle attenuanti, cerco di andare veloce. Le aggravanti quando l'atto è commesso ai danni o alla presenza di un minore o di una donna in gravidanza. È stata inserita un'altra aggravante nel 2013 qualora l'atto sia posto in essere da un uomo legato da rapporto sentimentale, convivenza, quindi marito, compagno, ma anche rapporto sentimentale laddove non vi è convivenza, quindi è stato eliminato il requisito della convivenza. E, per quanto riguarda i maltrattamenti,
la procedibilità è d'ufficio, quindi prescinde dalla denuncia della persona offesa. Quindi basta, affinché parte il procedimento, basta anche che un vicino di casa, qualsiasi persona che si accorga di questa violenza, faccia una segnalazione e quindi il procedimento parte d'ufficio. Tutti noi, se vediamo, siamo, diciamo, spettatori di una violenza, ad esempio in un palazzo, in un condominio, ascoltiamo qualcosa, siamo obbligati a segnalarlo. I reati di violenza sessuale e gli atti persecutori, invece, salvo alcuni casi gravi, sono perseguibili a querela di parte, cioè deve essere la vittima a denunciare, poiché il procedimento inizi. La querela si può proporre entro 6 mesi, questo è un, diciamo, un aspetto che vorremmo modificare, perché riteniamo che 6 mesi sia poco affinché la donna si renda conto di aver subito la violenza e abbia la consapevolezza di denunciare. Quindi ci stiamo battendo per aumentare questo termine e cercare di allungarlo almeno fino all'anno. Vado in conclusione e vi dico che c'è una proposta di legge nella scorsa legislatura a firma di Vittorio Ferraresi, l'attuale sottosegretario al Ministero della Giustizia. Che cosa prevede? Perché noi abbiamo preso questa proposta di legge che stava nel cassetto perché le opposizioni nella scorsa legislatura non l'avevano fatta passare, l'abbiamo presa e la vogliamo attualizzare e migliorare per quanto possibile attraverso anche delle audizioni, verranno invitate le associazioni interessate. Cosa prevede? Prevede innanzitutto degli aumenti di pena, quindi vogliamo punire più diciamo gravemente questi reati che sono davvero odiosi, soprattutto il reato di violenza sessuale, quindi aumento di pena nei minimi e nei massimi edittali. Dopodiché vogliamo prevedere 2 deleghe al governo, una delega che ha a che fare con la formazione degli operatori, gli operatori quali si trovano per primi a raccogliere una denuncia, quindi ad aiutare una donna in difficoltà. Perché? Perché appunto, come dicevano loro prima e meglio di me, c'è bisogno di una formazione. Loro magari già lo fanno perché hanno dei protocolli interni. Noi a livello centrale vogliamo che appunto il governo emani un atto, un regolamento che appunto specifichi come devono essere formati gli operatori che vengono a contatto con queste donne. Cosa devono fare? Io parlo di operatori, parlo di operatori di polizia, ma anche di esercenti una professione sanitaria, perché molto spesso la donna che viene maltrattata si reca al pronto soccorso, il dottore deve sapere quello che deve fare affinché questa donna magari non torni a casa e lasci tutto così com'era. La seconda delega è quella per rendere più tempestivi i procedimenti appunto di questo genere, per fare in modo che questi procedimenti non finiscano magari dietro tutti gli altri e vengano trattati con tempi della giustizia molto lunghi. Quindi un canale privilegiato, il cosiddetto codice rosso, così come c'è un codice rosso al pronto soccorso, una persona che è più grave deve entrare prima degli altri, così vogliamo introdurre un codice rosso per le vittime di maltrattamento che devono avere una corsia preferenziale anche nei tribunali, quindi prevedere anche delle sezioni specializzate che trattino soltanto questi casi. Questo è il nostro intento, quindi se avete anche dei suggerimenti, noi stiamo lavorando proprio sulla su una riforma per la violenza sulle donne e quindi spero appunto di potervi rincontrare e di scambiarci le opinioni dal punto di vista proprio concreto. Grazie. Prova, grazie. Ringraziamo la deputata Valentina Palmisano per averci dato un quadro normativo giuridico entro il quale poi si inseriscono i diversi reati per quanto riguarda sempre la violenza. Io inviterei di nuovo al centro della piazza Angelo e Vitalba. Prego. Thank you.
Dottoressa Mariangela Fasciano, psicologa, psicoterapeuta e giudice onorario minorile presso la Corte d'Appello di Taranto. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Contenta di vedere gremita, così gremita di persone la piazza. Ringrazio i miei colleghi perché continuiamo con questo tour appunto per sensibilizzare la gente per una tematica così, così importante. Si è parlato di violenza, un ruolo fondamentale che riveste la donna, e come hanno fatto loro che mi hanno preceduto, hanno illustrato egregiamente, diciamo, tutto ciò che caratterizza la donna con tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue problematiche, le dinamiche che si possono sviluppare all'interno appunto di un contesto problematico caratterizzato dalla violenza. Un ruolo fondamentale, che è quello di cui io mi occupo, è, diciamo, il ruolo che ricopre il bambino. Io lavoro da diversi anni con i minori, nelle scuole soprattutto. È un ruolo, diciamo, importante perché spesso le donne di solito agiscono per proteggere i propri figli, agiscono per il bene dei loro figli, e a volte, diciamo, fanno, tra virgolette, diciamo, l'errore di pensare che rimanendo in quella prigione possano appunto fare il bene del proprio figlio, quindi possano dare un senso di stabilità, di benessere, dargli un equilibrio, un falso equilibrio, perché alla fine non è così, perché alla fine non si trasmettono, diciamo, i messaggi reali al bambino, che potrebbe sviluppare in alcuni casi, come si è anche già detto, potrebbe, diciamo, prendere come modello quel modello di persona violenta e quindi ripresentarlo poi successivamente lui stesso in futuro, oppure potrebbe anche, diciamo, stare lì in silenzio e soffrire senza far capire nulla alla propria madre, al proprio padre, che nel frattempo sono presi appunto dai propri litigi, dalla violenza, e questo non fa altro che avere delle ripercussioni negative sul bambino, che si possono manifestare nella gran parte dei casi con dei disturbi di ansia, un'ansia che il bambino può manifestare, o anche con aggressività, e spesso i bambini sono portati, anche i ragazzi, gli adolescenti, a non aprirsi, a non confidarsi. Quindi quando il genitore, la mamma o il papà gli chiede se c'è qualcosa che non va, gli chiede come vanno le cose e il bambino risponde bene, tutto bene, noi spesso facciamo l'errore di fermarci lì, quindi di pensare: ah, ok, va tutto bene, quindi non ci sono problemi, posso pensare, diciamo, ad altro. Invece non è così, perché con quel va tutto bene si nasconde spesso, diciamo, una sofferenza da parte del bambino.
il bambino che appunto può a volte ricoprire il ruolo di quello che prende come modello genitoriale la persona violenta, o anche il bambino che può diventare supereroe, quello che vuole, diciamo, proteggere la propria madre e quindi fare lui, diciamo, prendere lui il posto del padre. Quindi ci sono di tante sfaccettature, quindi possiamo ritrovarci di fronte a diversi tipi di personalità. Come dobbiamo stare anche attenti, perché nel momento in cui io soffro di ansia e ho delle mie difficoltà, le trasmetto anche al bambino. Quindi i bambini non è vero che non capiscono, non comprendono, perché sin da piccoli i bambini, diciamo, sono come delle spugne, assorbono tutto quello che succede, e soprattutto dobbiamo imparare a dargli delle spiegazioni anche quando il bambino è piccolo, naturalmente con un linguaggio adeguato alla fascia di età del bambino, però hanno bisogno di spiegazioni, perché molte volte il bambino può pensare che è colpa sua se il papà e la mamma stanno litigando, o se il papà ha preso a botte la mamma, o se succedono, diciamo, altri atti di violenza, e invece dare delle spiegazioni. Anche quando il bambino si trova nell'altra stanza, il bambino riesce a sentire tutto, quindi cerchiamo di dargli delle spiegazioni, perché loro ascoltano, loro sono vigili e sono presenti a qualsiasi età. Il ruolo dello psicoterapeuta: molto spesso si è spaventati da questa figura perché si pensa che possa essere una figura negativa, una figura che può in un certo senso terrorizzare. In realtà non è così, perché si interviene sempre a favore del bambino, e si interviene sotto forma di gioco. Non verrà mai messo dietro una scrivania come si fa per esempio con l'adulto. Con il bambino si gioca, si utilizzano le favole, e quello è un modo per entrare in punta di piedi nel loro mondo, perché sia per quanto riguarda i bambini che gli adolescenti dobbiamo cercare, diciamo, di adeguarci a loro, quindi di entrare in questo mondo che per il bambino piccolo può essere il mondo delle favole, possono essere i giochi, per l'adolescente può essere la tecnologia, e quindi devo cercare di avvicinarmi a lui. Proprio perché vi ho parlato di favola, vi ho parlato di gioco, di bambino, a me spesso piace riportare una favola di un piccolo orso e di mamma orso, che viene spesso utilizzato in terapia. Si racconta di quest'orsetto che vive con mamma orso e papà orso in una foresta buia, dove piove, dove ci sono tuoni e lampi. I tuoni che sono rappresentati dalla voce del papà quando si arrabbia, e i lampi invece il piccolo orso li vede negli occhi del papà di quando si arrabbia, e quando succede tutto questo il piccolo orso cerca di proteggersi con mamma orsa sotto un grande, diciamo, ombrello, e loro iniziano a tremare, hanno paura, ed è ogni giorno così della loro vita, finché un bel giorno, in cui si stringevano più forte del solito, mamma orsa e piccolo orso udirono una voce: resterete sempre al buio, non scoprirete il mondo. Era la voce di Lupa Gentile, una lupa che nella sua vita si era presa cura di molti figli e nipoti. Di quale mondo parli? Chiese mamma orsa. Di quello che c'è oltre il ponte, rispose Lupa Gentile. Mamma orsa scostò l'ombrello che la riparava e guardò in avanti. Il ponte era lungo e stretto, vibrava in balia del vento. Oltre il ponte c'è il bosco del sole, aggiunse Lupa Gentile. Io sto tornando a casa, volete venire con me? A mamma orso e piccolo orso tremarono le gambe. Piccolo orso era molto intimorito, anche la sua mamma lo era, ma lei sapeva che la casa di Lupa Gentile si chiamava Casa Senza Paura, e strinse forte la zampa di piccolo orso. Andiamo, disse. Il ponte era alto, nella foresta la pioggia era aumentata, il vento faceva vibrare il ponte pericolosamente, oltre il parapetto c'era il baratro, ma piccolo orso e mamma orsa furono molto coraggiosi. Non si sporsero, non si voltarono, guardarono solo avanti, camminando piano per non sentire il ponte dondolare. E fu così che arrivarono dall'altra parte del bosco, dove trovarono l'arcobaleno, trovarono le luci, trovarono questa casa, diciamo, della felicità, questa casa della speranza, che era ricca di giochi, ricca di colori. E anche lì pioveva ogni tanto, però non era come dall'altra parte della foresta, non faceva così tanto paura, i tuoni non erano così forti, finché un giorno piccolo orso, sorridendo, disse: un giorno Lupa Gentile andrà sicuramente a trovare anche papà orso e gli porterà i colori dell'aurora.
Quindi questa favola, qual è il messaggio di questa storia, di questa favola? Che il piccolo orso comunque, nonostante tutto questo, quello che fosse successo precedentemente, nonostante diciamo la paura e la violenza, pensava sempre a papà orso, perché pur sempre il padre, e si augurava che anche lui potesse scoprire un giorno i colori, l'arcobaleno, l'aurora, proprio come era successo al piccolo orso e a mamma orso. Loro hanno avuto paura di dover attraversare, diciamo, questo ponte, di dover fare il grande salto, che è quello che dovrebbero fare tutti quelli che si trovano in una situazione di violenza. In che modo? Non rimanendo rinchiusi in quella prigione che li soffoca, ma facendo appunto questo salto, andando oltre, cercando di denunciare, cercando di chiedere aiuto e di affidarsi a delle persone che sono lì appunto per aiutarli, e in questo modo potranno ritrovare almeno uno spiraglio di luce, un arcobaleno, come è successo nel caso di questa favola. Grazie a tutti. Grazie alla dottoressa Fasciano, che ha messo in prima linea un ruolo che in realtà nelle famiglie, soprattutto vittime di violenza, sono relegati sullo sfondo, ma non per volontà propria, ma perché in realtà i minori subiscono quasi sempre, senza volontà alcuna, le violenze in casa, e per cui anche loro hanno necessità di essere accolti, ma soprattutto di interventi che siano costruiti esattamente su di loro. Grazie. Procediamo con l'ultimo intervento, e non per importanza, con la senatrice Patti Rabbate del Movimento 5 Stelle. Grazie. Buonasera. Io devo ringraziarvi per l'invito, quindi ringrazio Francesco Paolo Romeo, Tiziana, Gianluca Bozzetti e tutti quanti quelli che hanno organizzato questo evento dal titolo veramente molto... molto importante, insomma, un bruco che diventa farfalla. Io ovviamente, non essendo un avvocato ma un economista, non vi parlerò di qualcosa che ha a che fare quindi con quello che stiamo facendo in Parlamento, ma vi parlerò da donna e da madre, che è una cosa che molto spesso preferisco. E anche se mi occupo di ambiente in Parlamento, sono anche in vigilanza RAI, ecco, e qui c'è da dire una piccola cosa, che la nostra comunicazione, ahimè, molto spesso a me non piace, perché rilega la donna molto spesso in un ruolo che non è quello reale. E sicuramente sulla comunicazione ci sarebbe molto da fare. La comunicazione è importante per risvegliare quelle che sono delle virtù che ormai non ci sono più, delle virtù che potrebbero combattere la violenza, una violenza di cui abbiamo sentito parlare sì in casa, in famiglia, ma la violenza può essere vista in qualsiasi luogo, può essere vista in un luogo di lavoro, può essere vista per strada. E io devo aggiungere, non sempre la violenza è uomo contro donna, molto spesso anche le donne si uniscono e fanno violenza contro altre donne. È giusto che io lo dica questo, perché mi piace guardare le cose reali per quello che sono. E molto spesso ci sono anche magari chi fa violenza e chi, se tace o nasconde, secondo me si macchia della stessa cosa di quello che ha fatto violenza, e questo lo devo dire. Detto questo, io vi volevo leggere qualche frasetto che ho preso sul web prima di venire qui, ma che ha a che fare con quella che è una risorsa molto importante che io tutelo appunto occupandomi di ambiente, che è l'acqua. L'acqua se n'è parlata molto quest'anno, l'acqua da tutelare. Io vedo la donna che ha le stesse virtù dell'acqua, cioè la donna veramente è una delle risorse così grandi come può essere l'acqua. Seguitemi in quello che vi leggo. L'acqua scorre. Quando immergi una mano nell'acqua, senti solo una carezza. In tutto l'universo non vi è nulla di più morbido e debole come l'acqua. Che la debolezza vinca la forza e che la morbidezza vinca la durezza. L'acqua scorre,
cambia forma e scorre attorno le cose, trovando sentieri segreti a cui nessun altro ha pensato. Un pertugio nel tetto, un piccolo buco in fondo a una scatola. Può dilavare la terra, spegnere il fuoco, far arrugginire un pezzo di metallo e consumarlo. Persino il legno, che è il suo complemento naturale, non può sopravvivere se non viene nutrito dall'acqua. Niente esiste al mondo più adattabile dell'acqua. E tuttavia, quando cade sul suolo, persistendo, niente può essere più forte di lei. Ricordatelo, bambina mia, ricordati che per metà tu sei acqua. Se non puoi superare un ostacolo, se sei intrappolata, devi scavare. Scava la tua strada e creati un nuovo varco. Devi essere come acqua. Grazie. Grazie alla senatrice Patti Labate. Bene, ormai l'evento è volto a conclusione e vorrei farlo con un contributo che arriva esattamente da voi e lo leggerò. Buonasera, sono Enrico e sono nel pubblico. Ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi e condivido ciò che è stato illustrato. Mi sento di esprimere ciò che penso mettendo attenzione sul fatto che in tutti gli interventi non è stata usata la parola amore. Che cos'è l'amore? Che cosa è la paura? Solo spiegando questa primaria differenza si può innescare il cambiamento di cultura. Certo, l'amore non è come tutti credono tra un uomo e una donna. Amore è intelligenza, bellezza, ascolto, comprensione, compassione e ricchezza interiore. Libertà del sé interiore, pace e serenità. La paura è esattamente il contrario: ansia, controllo, mancanza, chiusura del sé interiore, rinuncia a questa libertà, sottomissione, rabbia, mancanza di autostima. Sono uno come tutti che ha vissuto violenze da piccolo e che ora, a solo 57 anni, ha capito. Grazie a te, Enrico, per questo bellissimo pensiero, per questa bellissima esperienza. Ne abbiamo altri due, se avete ancora un briciolo di pazienza li leggerò insieme a voi e poi saluterò tutti. Secondo me il favore determinante per capire un problema meno grande o no è quello di solcare alla comunicazione i bambini, cercare di dedicare, oltre il da fare quotidiano, del tempo per educare i figli ad abituarsi a tirar fuori ciò che si preoccupa, ciò che sentono nel loro cuoricino. Purtroppo i bambini sono solo abituati a raccontare, sono poco abituati a raccontare. Ed infine, la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. Grazie. Un sentito ringraziamento ovviamente va alle forze dell'ordine per lo splendido lavoro che fanno ogni giorno sul territorio. Un ringraziamento speciale va al dottor Francesco Romeo per aver potuto portare in piazza anche a Brindisi questa splendida manifestazione e per riuscire a parlare un po' sottovoce, ma anche un po' per pudore, di un fenomeno che molto spesso viene sottaciuto e che passa alla ribalta solo quando arriva la sua manifestazione più estrema, che è il femminicidio. Ringrazio tutti e passo la parola al dottor Francesco Romeo. Grazie e buonasera a voi. Grazie. Allora, vi presento Frida. Vieni, Manu, sono stanchissime. Ciao Frida. Allora, a proposito di quello che dobbiamo fare nell'ambito della prevenzione con le scuole, grazie a Gianluca e agli amici, quest'anno Manuela e Frida saranno per la prima volta in Italia in una scuola a fare un progetto di didattica assistita con gli animali. Parola, in realtà lei funzionerà per regolare le emozioni dei bambini e degli insegnanti. Tutto qui, quella volevamo presentare. Grazie. Salutando anche io e ringraziandomi solo per puntualizzare il ringraziamento che ha fatto Francesco, non perché avviene grazie a Gianluca Bozzetti, ma avviene
il progetto, uno dei progetti, dei tanti progetti che porterà questo bellissimo cagnolino all'interno delle scuole è stato realizzato grazie al finanziamento del progetto Facciamo Scuola, lanciato dal gruppo del Movimento 5 Stelle Puglia, che tramite il taglio dei propri stipendi, tramite il taglio anche del mio stipendio, per quello diceva Francesco, grazie Gianluca, siamo riusciti a finanziare credo oltre 30 progetti in tutte le scuole pugliesi, tra cui anche quello di questa bellissima, di questo bellissimo cagnolino, quindi era solo questa doverosa precisazione. Grazie ancora, grazie a tutti davvero, grazie a Tiziana, Francesco, grazie veramente a tutti per questo bellissimo momento di condivisione. Speriamo di aver fatto una piccola breccia nel cuore di ognuno di voi su un tema, appunto quello della violenza e dell'amore, come ci ricordavano di doverlo citare, lo citiamo molto 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 volentieri. Speriamo appunto di aver lasciato qualcosa in ognuno di voi. Grazie ancora e buona serata.